heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Caro, ovviamente ormai sapete già tutto, forse sapete un po' di meno sul gioco delle merende, seconda edizione, che con noi c'è anche il vincitore dell'anno scorso, c'è Davide Bertagli, che poi tra poco chiameremo qui con noi per farci raccontare un po' l'anno che ha vissuto dopo aver vinto questo primo gioco delle merende. Allora, è un qualcosa di particolare che va un po' al di fuori dall'ordinario, dalle gare dove ci sono le competizioni, solo cronometro, solo tempo. Fabrizio Margaroli, uno degli attori di questo torneo, lui dice, quindi io do subito la parola a Fabrizio che ci spiega l'essenza di questo problema. Fabrizio, c'è un minuto da allora, abbiamo un attore. L'anno scorso per gioco con gli altri due, però tutti si sono divertiti, è stato bello, ci siamo divertiti tutti, e quest'anno abbiamo provato a farlo con gli altri tre, perché gli altri due diventavano un caso di Giovanni, perché le macchine non riuscivano a trovare abbastanza. Ora stiamo fatto con gli altri tre, speriamo di divertirci come abbiamo fatto l'anno scorso, e speriamo che l'anno prossimo useremo le due RG. Perché se mi hanno andiamo con la macchina più bella per sempre 10 anni delle però spero che vi divertiate molti e in bocca al lupo. La fine dell'anno scorso la vinta certo, dov'è? La vinta l'anno scorso ha vinto un Pinocchio perché è l'unico che ha picchiato. E quest'anno vedremo chi sarà il vincitore della sera e il vincitore del TikTok. Dai parola di prof. Allora ragazzi, allora. Luisa! Guarda, ho fatto il trofeo a casa. È stato stupendo. Dopo la giornata passata sulla venerdì, che abbiamo passato sul padrone della risposta, è stato veramente ripeto, su quest'anno veramente bello, in compagnia, la scena di fine anno veramente, veramente bello. Lo spirito che mancava un po' del Borghieri che si sta pian piano ritrovando grazie a questa compagnia. Sì, sì, per fortuna c'è ancora gente che ha voglia di divertirsi, di stare in compagnia e soprattutto grazie a una persona, il Mario Lino, che siamo qui anche a festeggiare per il suo compleanno. L'importante è sempre divertirsi tutti senza farsi male e di responsare fino a domani mattina. Saggio, la libertà, grazie, ti ritroviamo più tardi. Buon appetito dopo. Vi chiedo un grande applauso per Marco Giampiccolo. Il pilota simbolo di questo trofeo di merende sarà il primo a partire. È stato invitato dall'organizzatore, dal promotore del trofeo. Marco, qui con noi per cortesia, ti aspettiamo per il saluto ufficiale. Sarai tu ad aprire il trofeo delle merende domenica mattina. Eccolo qui. Allora Marco, benvenuto da Asta, ben ritrovato, pronto per questo trofeo. Sì, pronto. Sto diventato, ma ti trovo ancora a dire.
stavamo tirando, siamo arrivati. Comunque ringrazio di avermi invitato. Sono molto contento che abbiamo dato il tempo di mettere in piedi. Sono molto felice di cosa ti aspetti da questo programma, da questo primo giorno della Valle d'Aosta? Due prove impegnative, particolari, hanno fatto la fila soprattutto l'altro po', una prova nuova, la storia della Valle d'Aosta, una delle gare più belle in Italia. Dico anche quindi e allora io vi chiedo un grande applauso per voi, Giuliani e l'anima della Valle. Grazie ragazzi, buona partita, a più tardi. Un premio speciale che va a Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti. Secondo premio speciale che va a Luca Candelessa. Adesso lo vedo che parte i nostri fotografi e ci copriamo di lui. Così lo puoi appoggiare sull'acceleratore, già il piede è pesante, è ancora più pesante. Anche se lo dimostra, sono 52. Grazie Claudio! E allora dal primo premio che va ad Andrea Spatari. Bravo! Adriano! Ciao! Questo è un premio di incoraggiamento alla carriera per andare a fare quello che ha fatto Claudio Vallino. Mi ricordo vincitore proprio in Valle d'Aosta 2 anni fa, a Levansoro. L'applauso adesso per Andrea Spatari, concorrente più giovane a Milano. Vicini e pronti per il premio. Guarda che bello! Vai lui! Alessandro, arrivati quasi alla fine della cena, decide che ora è la. Sì, volevo dire a tutti che stasera il Mariolino compie gli anni. Quanti? 29. E vabbè, allora. Come festeggi? 29. Dopo Nico Berlo che la sera scorsa non vedo mai più ora non sto vicino. Bene, questa è una promessa. Spero non il prossimo anno. Allora, ma io credo che valga la pena sottolineare la presenza di questi due campioni, perché lo spirito, ne parlavamo anche prima con me, Alessandro Bocchi, è quello di venire tutti insieme e divertirsi, recuperare quella vecchia voglia pia che c'era quando si voleva correre e che adesso è un po' scomparsa. La presenza di mezzo campione come per noi di Cattalessa, questo maglione che comunque ci si può sempre divertire, che anche loro sono dei personaggi che alla fine stanno volentieri dei giovani e i giovani da loro debbano prendere esempio. Grazie ragazzi.
per noi abbiamo anche il 2% dei meriti. Il merito di tutti questi ragazzi che sono mesi che lavorano per realizzare questa, anche se non c'eravamo il successo era garantito. Grazie ancora Luca. Allora, guarda, adesso è il momento ufficiale, questo secondo trofeo delle merende intitolato alla memoria di Francesco Pozzi e di Omar Pedersoli. Io vi chiedo un applauso per questi due grandi. Siete un bel gesto da parte vostra intitolare questo memorial a questi personaggi, di non vedere che fanno parte un po' anche di quella che è stata la vostra attività nel corso del tempo. Sì, noi abbiamo deciso comunque all'inizio quando abbiamo fatto questa cosa di la famiglia Yomar che ha partecipato e poi quest'anno purtroppo le facciate da più, quest'anno non l'hanno fatto, invece è stato che sono due volte, magari. Passiamo ad un'altra premiazione, diamo un altro senso importante a questa serata perché abbiamo detto prima che Equirace realmente in Nepal una serie di prodotti importanti per la vostra attività, e allora direi che passiamo all'estrazione a sorte, i biglietti li abbiamo distribuiti in precedenza e dunque partiamo da un paio di guanti e allora io chiamerei Claudio Marino con bastone, direi di no. In genere si chiamano i bimbi piccoli per estrarre prima il sorteggio, non so Claudio se vuoi. Allora, per tirarti un po' sul morale, perché sennò è come sparare sulla croce rossa. Allora, parliamo un po' della gara, domenica tu sarai l'unico che si ci metterà con questa onda. Che questa scelta è fare il niente, visto i vari partecipanti che ci sono qui con anch'io, facciati bene, mi appoggio bene perché è da innanzitutto quest'ora di... bravo, quest'ora di solito è un paio d'ore che dormo, quindi no, niente, non c'è da per divertirsi, c'è proprio per divertirsi, non c'è da niente. Stare davanti a tutti quelli, compreso Luca, è stato tutti forti. Allora, Claudio, due prove un po' particolari queste di questi giorni, come... Sicuramente reputo le prove molto divertenti, però se posso dire la mia mi sembra un po' troppo lunga. Sinceramente penso che qui siamo tutti, scherzi a parte, siamo tutti abbastanza però credo che non vai lì in generale. Persone non molto esperte e queste prove secondo il mio punto di vista sono questa la mia idea. Divertenti sicuramente. Io penso che sono quello che ha provato bene. Grazie, allora grazie a Claudio Marino al suo bastone, poi andiamo un po' a capire che succede. I giovani, i piloti prestigiosi, qui con noi in sala questa sera ci sono, adesso io li vado a chiamare uno per farci raccontare un po' per
la loro stagione. Ci sono piloti che hanno, secondo me, comportati, hanno vinto tanto in ambito nazionale. Allora, proprio in ordine come li abbiamo scritti, è stato secondo tra le R3 nel campionato italiano rally. Parliamo di Andrea Lucita. Bravo! Sei tornato giù sul tempo. Allora, parliamo di più giovani e spiegamenti di fronte a questi grandi piloti del realismo italiano. Allora, ci racconti un po' la tua stagione, forse finita con un risultato che non è grande finale. Ma ci può stare, comunque una stagione secondo noi fantastica, tutta la squadra ha lavorato in modo da creare il suo servizio, quindi si resta la soddisfazione di essere stati lì fino all'ultimo. Dico, sono così incarti, ci possono essere così successo, speriamo che non si possa. Però il prossimo ci ritroverai. Grazie, grazie, complimenti. Allora, abbiamo un giovane, un altro giovane, restiamo qui vicino perché andiamo solo a Biella con Omar Bello. Allora, raccontaci un po' tu questo epilogo un po' sfortunato che riesci. Questo epilogo, i primi mesi scorsi in Toscana, se la vedete da vento, ma forse anche il mese mi ha capito male, mi ha fatto la vita di tutto il programma, sinceramente, forse il primo dell'anno, però per la caro, sono sempre il campo della prima speciale più tardi, pensavo da tanti anni, ci sono tanti anni, ma non è vero, 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 così non è stato, si vede un po' di giudizio, per imparare da chi è quello alle spalle, per il prossimo anno. E quindi abbiamo fatto, speriamo di raccogliere di più questo. Oh, ma la invece di trofeo delle merende non correrebbe l'unica, però sei qui con questi amici. Grazie Omar, complimenti a te per tre numeri, abbiamo bisogno di tre numeri. Allora, numero 8. Pietro. Vabbè ragazzi, allora il numero era l'11, che è quello di Luca Cantamessa, prima che nessuno vedesse niente l'ha rimesso dentro. Confermo. Grazie Luca. Il numero 35 dice Pierroni. Personalizzata, vi ricordo, offerta da Happy Race. Io non so bene, questo è un premio famosissimo. Siamo alla tuta personalizzata. Tuta personalizzata che va al numero, abbiamo perso 22. Chiaro l'equipaggio, quello composto da Alessandro Marco e Corrado Mancini,
che premieranno per il progetto della formazione di musicisti dell'Olimpo della ricerca Lino Sommavilla. Anche a voi ragazzi, perché anche quest'anno avete voluto essere presenti per trascorrere una serata tra amici, tra appassionati di rally, ma tra persone che hanno anche un cuore. Oltretutto io avevo come Luca, peraltro, avevo promesso che ci sarei stato quest'anno, abbiano cuore, e invece ahimè Luca ci è riuscito, io no, prometto che il prossimo anno cercherò a tutti i costi di partecipare, comunque non correrò, però sono presente stasera per questa manifestazione, questa solidarietà, come hai detto tu, che fa sempre bene. Quindi un'anteprima, terza edizione Trofeo Merenda, anche Piero Longhi presente sulla pista, molto bene. Luca, tu quest'anno hai onorato le promesse dell'anno scorso e quest'anno correrai. Sì, l'anno scorso ero stato molto colpito da questa manifestazione, una bella iniziativa, un sacco di ragazzi uniti per divertirsi, uniti per partecipare comunque a uno sport di cui ho vissuto per tanti anni a buoni livelli, e mi sembrava giusto, dopo la promessa dell'anno scorso, di mantenerla e venire a partecipare in prima persona. Però anche da portabandiera a Piero, perché Piero non è potuto venire da tantissimi impegni già quest'anno. Io ero un po' più libero, quindi è con grande piacere che ho accettato questa edizione e speriamo di esserci anche il prossimo anno. Perfetto. Piero, comunque la tua presenza, la vostra presenza qui questa sera ha portato tanti ragazzi, sempre di più. Ha un significato anche per voi? Ma sicuramente sì, anche se penso che i ragazzi non sono venuti per noi, comunque sono venuti perché comunque anche l'anno scorso questa cena, questa manifestazione è andata molto bene. Mi ricordo che l'anno scorso erano 180, quest'anno 150, quindi vuol dire che già il secondo anno le presenze sono aumentate di molto. Quindi speriamo che poi il prossimo anno saranno anche di più, quindi ripeto, sicuramente non è per la presenza mia di Luca o di Alessandro o di altri, diciamo, di realisti un po' più conosciuti, un po' più vecchi, ecco, rispetto, però... Vanno forte, perché poi alla fine qui c'è una malattia che è quella della velocità. Sì, dai, che andavano almeno per quanto mi riguarda, io sono un po' più... Come ho detto, vediamo, entrando, ripeto, spero di esserci anch'io e comunque sicuramente ci sarò. Promessa fatta. Alex, tu che partecipi, organizzi, Piero ha fatto la promessa, e Luca l'ha mantenuta? Luca sì, l'ha mantenuta, ma non è stato difficile farlo venire, no, è stato bravo, ha mantenuto la promessa, ma Piero sicuramente il prossimo anno arriverà anche lui, quindi meglio di così sarà
un'ottima, come può dire, uno spronamento per chi vuol tornare ai vecchi tempi, dove comunque l'Unione, cioè anche il Piero, anche Luca sono partiti come da giovani, sono partiti come tutti quelli che sono qua in sala, quindi è giusto far capire che da lì si parte e poi si può diventare grandi, poi le vie sono infinite, quindi. Però questo è lo spirito del trofeo, quindi anche loro vogliono ritornare giovani e far vedere che comunque non hanno premi a giocarsela con dei ragazzi che magari hanno 20 anni in meno, per avere una competizione sicuramente molto più forte. Oltretutto questo trofeo è particolare perché va al contrario, prima si fa la festa, poi si fa la gara, quindi questa sera la cena da organizzatore è andata bene, soddisfatto, mi sembra che tutti sono soddisfatti, domani c'è la gara, spieghiamo un po' come sarà la gara. Ma sì, stasera la cena, domani le verifiche, poi la gara, sicuramente qui ti dico nessuno sta a perderci, quindi vorranno tutti vincere. Poi sicuramente saranno avvantaggiati chi comunque queste macchine le usa già durante la stagione. Qualcuno come me, che ormai è 6 anni che non ci corro più, farà un pochino più fatica. Comunque ci mettiamo nel mezzo e cerchiamo di fare il meglio che si può. C'è anche il galà della modestia, va bene. Ok, quindi ragazzi, grazie, in bocca al lupo a tutti per domani, per le prossime gare, i prossimi impegni. Grazie per essere stati qui. Giocheranno, penso, di brutto. Tu come la vedi questa sfida? Non è semplice. Secondo me loro due devono stare attenti ai giovincelli, ho paura che sia, che andrà a finire così, però sarà una bella lotta. Io vinco la ricerca, secondo trofeo merende, un memorial corso da piloti del VCO, dell'Ossola, soprattutto in Valle d'Aosta. Mario, questo sogno, questo progetto sta andando avanti benissimo. Sì, fortunatamente è il secondo anno, quest'anno l'affluenza è stata molto più comparata dell'anno scorso, siamo riusciti a portare alcuni piloti del campionato italiano rally, oltre a correre anche questa sera, anche se non corrono, comunque sono tutti qua con noi a cena. E poi quest'anno abbiamo capito che tutti loro hanno veramente capito il senso di questa serata, e questa è la cosa più importante. In più la cosa importante di quest'anno è essere riuscito a portare Gianpiccolo, che è un ragazzo che soffre di sclerosi, e il suo sogno era fare un rally, e noi abbiamo dato questa opportunità, guidando, sarà in mezzo a noi, partendo e confrontandosi con i campioni del rally di oggi. Così si realizza un sogno, così si porta avanti anche un progetto importante, che è quello appunto di devolvere il ricavato. Questo è qua l'incidente era successo ad Aosta, di fare anche un premio a lui, oltre che alla molta disponibilità della famiglia dell'Omar Pedrazzoli, che ha donato i trofei e che ci sarà la premiazione della cena, a cui tiene tanto questa manifestazione. Mario, parliamo un ultimo minuto di quella che sarà la gara, perché è una gara particolare, qui ci sono piloti che hanno una certa esperienza, che corrono con ragazzi giovanissimi o con semplici appassionati. Sì, è quello il bello, infatti ne vedremo delle belle, vedremo domenica, vedremo, perché abbiamo cercato di mischiare il campione con il ragazzo che lo fa normalmente, vediamo cosa uscirà domenica sera, vedremo, speriamo di arrivare tutto all'arrivo, che vada tutto bene. Fabrizio, anche Happy Race quest'anno si è avvicinata a questa manifestazione, a questo gruppo di amici, come mai? Perché Happy Racer è una realtà da decenni nel settore delle competizioni, è un gioco fondamentalmente, bisogna divertirsi, noi abbiamo in questo momento la possibilità di far godere un po' di più di questo avvenimento, dando in omaggio determinati prodotti, per noi è un ottimo veicolo anche di visibilità, di far divertire, di divertirci noi stessi, qua la compagnia e l'umore si sente già alle stelle. Oltretutto si festeggia e si è qui tutti insieme, si è uniti, anche tanti non corrono ma vogliono essere qui per una nobile causa. È molto importante per un'associazione, per un'attività che si occupa, che comunque lavora, dare il proprio contributo a questo tipo di iniziative. Ma quello sicuro, è simpatico e singolare che comunque nel mondo delle competizioni ci sono molte persone che hanno avuto incidenti, cioè comunque aggrega anche nella sfortuna le persone. Noi
abbiamo voluto unirci a questa fondazione, lo spirito è nobile, la nostra attività è un'attività di persone piacevoli e che hanno passione di questo mondo e lo dimostriamo anche in questo. Ok. Bellone Grossi, Opel Astra, anche loro prontissimi a questa avventura, un'avventura che vi dico è già iniziata bene venerdì. Sì, sono tutti in compagnia, si sono ben divertiti provando la cena, tutto bello. Bene, tutti in gruppo, proseguiamo così. Bene, mi fa piacere. Fino a stasera. Sì, beh, stasera poi c'è l'epilogo con la festa finale. Una festa alla quale parteciperà tutto il mondo realistico e anche Aosta, che stasera io mi auguro di trovare numerosa qui dalle 16 in poi per l'arrivo finale. 10 secondi anche per voi. E via, perfetto, buon divertimento. 4, 3, 2, 1, vai! 50 sinistri? Dai fuori le palle! E alle ringhiere, sinistra 4, in destra 3 meno. Sinistra 4, in destra 3 meno, ripeto. E molla sinistra 3. Per destra 3 lunga. Destra 3 lunga, ripeto. E alla casa, anticipa poco, sinistra 3 più. Anticipa poco, sinistra 3 più. E anticipa a destra 3. E anticipa a destra 3, ripeto. Subito sinistra 4. E al cartello, destra 4, chiudi al vuoto. Destra 4 chiude al vuoto e alle zebre occhio sinistra 2 più e alle zebre occhio sinistra 2 più e alle zebre destra 4 vai per sinistra 3 in destra 3 tonda più e destra 4 subito inversione destra destra 4 e subito inversione destra ripeto subito inversione destra 50 e tornante sinistro 50 e tornante sinistro e destra 4 vai così e subito sinistra e destra 2. Dove li troviamo nella classifica.
possibilità. Allora, stamattina te la ricordiamo, te la riprendo il pomeriggio. Come siete in molti a dirlo questo, eh? Condizione della strada o condizioni particolari? Fondo. Eh beh, dopo due giorni di festa voglio dire, eh. Grazie di essere stati con noi, soprattutto grazie di aver dato vita insieme agli altri ragazzi a questa stupenda iniziativa. Vito Rubinelli con il numero 85.